che non crea problemi al portiere, può uscire tranquillamente e far quel pallone. I numeri sul possesso fin qui premiano i padroni di casa, stanno facendo vedere un'ottima organizzazione di gioco, il giro palla è perfetto, vedi, non forzano mai la giocata. Pier, qui può far male? Aveva solo il portiere da battere, sembrava una formalità e invece intervento da applausi, una parata destinata a finire dritta negli highlights del match. Pier, e indipendentemente dal risultato finale parlo, è un capolavoro. Corner in aria, bella girata di testa, l'ha angolata solo un po' troppo. Gran palla profonda, conclusione che termina fuori. Hanno due reti da recuperare, devono continuare a spingere oppure i giochi potranno ritenersi chiusi. Lancia a scavalcare la difesa, pulisce la tre quarti evitando guai peggiori. Brutto passaggio, recupero facile. Occhio al centro. Parata comoda per il portiere. Usa bene il corpo per proteggersi. Ha scelto bene il tempo. Lascia partire il tiro. Si oppone con sicurezza qui il portiere. Palla verso il centro dell'area. Comodo l'intervento del portiere. Taglia fuori bene qui la difesa col lancio lungo. Non granché qui l'intervento del difensore. Prova da lì. Portiere protagonista. Grande intervento in tuffo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, prova a spazzarla via, attenzione, pericolo scampato. Hanno metri a disposizione. Perdono palla, niente ripartenza. Toni. Si andrà avanti ancora per un minuto. Sbaglia il rinvio il portiere, attenzione. Palla in rete, il portiere non si dà pace, sa di averla combinata grossa.
pubblico già caldo, sale l'adrenalina sulle tribune in attesa del fischio dell'arbitro che darà il via al match. Un saluto da Pierluigi Pardo e Lelia Dani, con cui commenterò il match di oggi. Prosegue la loro rincorsa al titolo, potrebbe arrivare già oggi, sarebbe un grande traguardo centrarlo in anticipo. Si affrontano Spartans e Flyboys. Sono davvero curioso di vedere che partita verrà fuori oggi, sai Pier? Personalmente sento che ci divertiremo e tendo a fidarmi delle mie sensazioni. Pallone che sembra buono. Prova a piazzare. Pregevole l'intervento del portiere. Crossa nel mezzo. Palla ribattuta ma non è finita. Palla recuperata senza problemi dal portiere, ma comunque sottolineato l'ottimo intervento di prima. Ha salvato letteralmente il risultato e si prende giustamente i complimenti dello stadio. Prova a farla filtrare. L'antisimo del portiere, decisivo qui. Punta l'area. Traversione del mezzo. Iniziativa che finisce. Non si è capito a chi volesse darla. Jansen. Lascia partire il traversone. Attento qui il portiere. Batte lungo. Potevano far male da lì. Prova a cambiare gioco. Può liberarsi del pallone. Possesso riconquistato dai 16 metri grazie a questo intervento. Tenta la verticalizzazione, buona idea. Occhio alla conclusione. Palla in rete, si avvicina a grandi passi al titolo. Questo gol rafforza la loro posizione. Il più sembra fatto, Pier. Ora potrebbero anche limitarsi a controllare la partita, ma dubito che lo faranno. Non sono una squadra abituata a speculare sul risultato. E loro è l'atteggiamento giusto per puntare in alto. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Muovono bene il pallone. Non trovano spazi e perdono il pallone. Guadagnano metri. Subito smentiti, sfuma l'azione. Sbaglia la misura del passaggio, pallone che termina in out. C'è spazio per proporsi. Ha sbagliato completamente il passaggio. C'è spazio per andare. Pericolo sventato, molto buono qui il lavoro difensivo. Ha l'occasione per riaprire il match. Tentativo fermato dal portiere. È entrato bene qui con decisione. Incredibile, perde palla. Devia la conclusione. Palla in fallo laterale. Palla riconquistata, possono ripartire. Ottimo il tiki-taka qui. Li porta via il pallone con questo tackle.
Colpo di testa che non ha creato nessun problema al portiere, pallone che si è spento sul fondo. Occhio a questo pallone filtrante. Colpo di testa che stava per trovare il bersaglio, conclusione solo leggermente larga. E l'aveva colpita anche bene, la palla è andata di poco lato. Sbaglia il passaggio e regala il pallone. I numeri sul possesso fin qui premiano i padroni di casa, ma stanno giocando sotto ritmo ed è per questo che il risultato li vede costretti a rincorrere. Questo perché? Perché la circolazione di palla va in porta. Grande parata, grande riflesso, super qui il portiere. Falcone. Jansen. Grande intervento difensivo. Lambert. L'arbitro ha visto i presupposti per il fallo e ha concesso il calcio di punizione. Niente da fare, il difensore recupera. Il recupero sarà di un minuto. Cross verso il centro. Ottimo intervento. Primo tempo che va dunque in archivio, le squadre tornano negli spogliatoi. Secondo tempo che ha avuto inizio. Si affidano una fitta ragnatela di passaggio a caccia del varco giusto per provare a rimettere in piedi il match. Si fa largo della tre quarti avversaria. Palla messa in area. Possono respirare. Alza sulla linea difensiva avversaria. Traversone comodamente raccolto dal portiere. Falcone. Prova col filtrante profondo. Lancio ben eseguito, può andare in porta. Eccone un altro, adesso hanno due reti di margine. Questo replay del gol, perfetto il filtrante a scavalcare il difensore. E poi è riuscito lo stesso a battere il portiere nonostante fosse pressato, bravo. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Lambert, grande copertura qui. Occhio a questo lancio. Poteva e doveva fare decisamente meglio, invece qui non mi è piaciuto. Occhio al movimento da parte degli Spartans. Gol che riporta incertezza sul risultato della gara. Il punteggio adesso è di 2-1. Efficace il possesso palla con una serie prolungata di scambi. C'è l'errore, palla regalata. Grande apertura. Tentativo di cross. Riconquistano bene palla qui. Pareggio solo sfiorato qui. Ha cercato il jolly, ma jolly capita una volta ogni tanto.
Fin qui non c'è stato un grande possesso palla da parte della formazione ospite. Sono comunque avanti a rispetto di una minore supremazia territoriale. Preferiscono lasciare il pallino del gioco in mano avversaria e colpire di rimessa quando ne hanno l'occasione. Fin qui la tattica ha funzionato. Pallone sul fondo, si ripartirà con il portiere. Balcone. Possesso regalato. Prova a piazzare. Pallone in rete e attenzione. Per ora il titolo è ancora nelle loro mani, ma devono evitare distrazioni. E vedremo come reagiranno a questo gol. Se subiranno il contraccolpo psicologico o se riprenderanno a giocare con l'abituale sicurezza. 2-2, bella partita, parità assoluta. Fabbro. Contrasto efficace. Molte opzioni a disposizione. Interviene e sventa il pericolo. Hanno campo, possono far male con la ripartenza. Occhio alla ripartenza. Arriva il fuorigioco, voleva prima il pallone. Ha ragione, perché poteva andarsene in porta. Può avvicinarsi alla porta. Non sempre potenza, fa rima con precisione, come in questo caso. Ha calciato in maniera scoordinata, era normale che ne uscisse un tiro del genere. Possesso adesso per i Flyboys. Bravo, salta il difensore. Ha colpito bene, ma gli è mancata la mira giusta qui. Pallone che viene recuperato. Fuori, sarà fallo laterale. Via nell'uno contro uno. Ci provano ancora, non è finita, vogliono vincere. Chance per passare a condurre. Difensore straordinario qui. Ancora 600 secondi alla fine. Controllano molto bene il possesso del pallone. Palla recuperata, attenzione. Risultato ancora in bilico, ma che al momento consentirebbe di conquistare il titolo e aggiungere un trofeo alla propria bacheca. Vedremo se riusciranno a passare indenni i minuti che mancano. Sono in ansia io per loro, figurati un po'. Pensa cosa staranno provando loro che sono in campo, che stanno giocando. Non devono distrarsi e staccare la spina, non è ancora finita. Risultato di parità. Le due tifoserie stanno giocando questa partita per spingere la loro squadra verso il successo. Potrebbero farla proprio loro la differenza. Vedremo quale delle due risulterà più decisiva da qui alla fine. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Ancora poco al termine. Vedremo chi avrà più coraggio e più qualità per provare a vincerla. Perdono banalmente il pallone. Tocco arretrato per evitare il pressing. Ha rischiato, ma è un grande intervento. L'arbitro guarda il cronometro e fischia alla fine. Pareggio che ci può stare. Sì, Pier, hanno provato fasi alterne a prendere in mano il pallino del gioco e a rendersi pericolose. A entrambe, però, è mancato il guizzo necessario per portarla a casa.
lucky in my town. Get up or stay down. Trouble soon come around. This is the playground. Grinding for them pounds. Hope it don't come crumbling down. I've been on the front line, trying to get it in. Came from a place most never win. This is real life, ain't no editing. What I've been through is unsettling. And with a few guys that are on anything. Come through your block, take everything. This is England, the kingdom, the world is ours. Doggy, doggy, my town. Get up and stay down. Trouble soon come around. This is the playground. Grinding for them pounds. Hope they don't come crumbling down. Occhi puntati sul prato dell'Academy Stadium, siamo a Manchester per raccontarvi il match che sta per avere inizio. Bentrovati da parte di Piero Gipardo e Lelia Dani, al quale è affidato il commento tecnico. Squadra in campo per la prima giornata della stagione. Si gioca tra Dragons e Flyboys. Inizia per loro una nuova avventura. Il titolo vinto la passata stagione oggi è solo un magnifico ricordo. Perché si riparte, ragazzi, si cercano i primi punti in palio e c'è grande attesa. Vediamo se sapranno confermare quanto di buono fatto nel recente passato in una categoria ben più competitiva. Interviene al momento giusto e recupera. Supera facilmente il difensore. Toni, 1-0, non ha sbagliato. Questa è l'azione che ha portato al gol. Tutto nasce da questa palla rubata, vedi, in questa zona pericolosa? La difesa ha dormito, è stata punita. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Traversione al centro. Possono ripartire. Buono il recupero del pallone in fase di pressing. Intervento fondamentale. Aspetta la conclusione. E c'è il gol, con risultato che cambia e torna subito in equilibrio. Due gol in rapida successione. Questo replay del gol, da apprezzare la coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può far niente il portiere qui. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Janssen. Apre profondo per il compagno. Grande intervento del difensore in area. Ha spazio per andare. Recupera un pallone importante in attacco. Occhio al cross sul secondo palo. Deviazione sopra la traversa. Palla fuori, sarà corner. La calcia in profondità. Senza problemi l'intervento del portiere su questo calcio d'angolo. Pallone interessante. Era un gran tocco verticale, ma è tutto fermo per fuori gioco. Doveva attendere invece di correre subito in avanti. Comunque, brava la difesa a salire, Pier. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Falcone. Fuori gioco che non sfugge all'assistente. Palla morbida a scavalcare la difesa.
pur pressato, il portiere è riuscito lo stesso a bloccare il cross. Contrasto efficace. Occhio all'avanzata dei Flyboys. Può girare il pallone. Manovra interrotta, possono rifiatare, pericolo scampato. Prosegue la sua azione. Capisce tutto e intercetta palla. Vargas. Pareggio che regge, provano con il tiki-taka ad aprirsi un varco. Tackle decisivo. Sfrutta la corsia laterale. Occhio al cross nel mezzo. Allontana il pallone. Viene avanti, palla al piede. Recupera bene qui il pallone. Nessun dubbio per l'arbitro, sarà punizione. E il pallone se ne va via. Protegge bene il pallone. Non ha dubbi qui l'arbitro, è fallo, sarà punizione. La panchina chiedeva il giallo, se l'è cavata con una semplice ramanzina. Ma deve calmarsi assolutamente, controllare i nervi. Ha finito il bonus. Al prossimo intervento di sicuro scatterà l'ammonizione. C'è spazio per andare. Palla che finisce sul fondo, ha perso una buona occasione. Riesce a tenerla in campo. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Non riesce a tenere in campo il pallone, efficace qui la marcatura. Avanza in posizione laterale. Toni! Il riflesso del portiere che dice di no. Un intervento da campione questo. Ma non granché qui l'intervento del difensore. Cerca la porta. Intervento comodo del portiere. Finisce qui il primo tempo, squadre che rientrano velocemente negli spogliatoi. Comincia ora il secondo tempo. Fanno girare benissimo il pallone. Prova al volo. Il portiere gli ha negato l'ennesima gioia personale di questo match. Sperava di festeggiare di nuovo, ma sarà per la prossima volta. Palla verso il centro dell'area. Portiere attento su questo calcio d'angolo, fa su il pallone nonostante la carica. Jansen.
palla in palo laterale. Riconquista una palla qui. Costa. La mette verso l'area. Ottima lettura difensiva. Hanno spazio per ripartire. Ottimo recupero del pallone. Gran palla dentro. Ottimo pallone filtrante. C'era la spinta, pallone ancora vivo. Buono il contrasto. Avanza inarrestabile. Pallone che viene allontanato. Si spingono in avanti i Fly Boys. Palla lunga sul secondo palo. Si rimane come prima. Riconquista nel pallone in maniera efficace. Si avventa sul pallone e ferma tutto. C'è il cross nel mezzo. Fabbro cerca da lontanissimo. Il portiere in presa sicura. Williams cerca il lancio lungo. Da un'occhiata in aria, la mette in mezzo. Ottimo recupero, attenzione. Interviene e allontana. Ci mette il fisico per difendere palla. Punizione da posizione decisamente favorevole questa. Sono stati molto bravi ad aprirsi un varco dalla difesa avversaria. Hanno sfruttato al meglio il calcio piazzato. Prodezza balistica questa che merita, eh? Se merita di essere rivista. Conclusione a rientrare che si è infilata alle spalle del portiere dopo aver scavalcato la barriera. Meraviglioso. Il punteggio adesso è di 2-1. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! Intervento del portiere che vale come un gol. E non si è lasciato sorprendere. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Si aprono spazi invitanti. Si lanciano negli spazi. Occhio alla palla gol. Contropiede che si chiude malissimo. Brutto errore dopo un'azione pericolosa. Sì, Pier, l'errore incredibile. Pallone è finito lontanissimo dallo specchio della porta. Muovono bene il pallone. Perdono palla malamente. Fabbro. Per i padroni di casa, percentuali di possesso palle inferiori rispetto a quelle degli avversari. Risultato che premia comunque i loro sforzi. Hanno saputo sfruttare meglio le occasioni avute. Le partite si vincono anche così. Non sempre dominare è garanzia di successo. Il match di oggi ne è la prova. Capisce tutto e ferma l'azione. Occhio alla ripartenza. Occasione per il contropiede, possono far male. Cross in area. Ripartenza che non va a buon fine e difesa che recupera il pallone. Falcone. Provano con la forza della disperazione ad arrivare al fallo. Hanno trovato il pareggio a poco dalla fine.
E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. La poi messa con una botta dalla media distanza che il portiere non ha nemmeno visto partire. Match davvero spettacolare, meno per i tifosi neutrali. 2-2 il risultato. Acqua fresca. Siamo al tramonto del match, devono sfruttare il poco tempo a disposizione se vogliono portare a casa la vittoria. Acqua fresca. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Scelto molto bene il tempo dell'intervento, rischioso ma efficace. Ancora 300 secondi alla fine della gara. C'è l'offside, interviene l'arbitro che ferma il gioco. Forse poteva ritardare un attimo il passaggio qui per cercare di evitare il fuorigioco. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Palla messa dentro. Riconquistano il pallone. Ci saranno 2 minuti di recupero. È entrata fuori tempo e qui può starci il cartellino. E arriva il giallo, decisione giusta mi sembra da parte dell'arbitro. Brutta entrata Pier. E c'è poco da lamentarsi. Si riversa lì davanti a caccia del gol partita, manca poco al termine. Non riescono a spazzarla, non è finita. Gioco che va avanti. Prima giornata che finisce in parità, è chiaro che devono far meglio, ma non è un risultato da buttare. Surprising, roll with me.
Gioca sotto un cielo sereno all'Loftus Road Stadium, è tutto pronto, la parola aspetta al campo. Piero Gipardo vi saluta, vi ringrazia per aver scelto ancora una volta EA Sports, con me come sempre Lele Adani. Gara che porta con sé grandi aspettative. Si affrontano Fly Boys e Black Cats. Esordio in chiaroscuro per loro, è un pareggio che ha fatto storcere il naso a molti. I tifosi oggi si aspettano i tre punti. Arisala. Lo lascia sul posto qui. Ha letto molto bene questa situazione. Pallone perso. Passaggio troppo forte, nessun problema per il portiere. Arisala. Provano a aprire la scatola difensiva avversaria. Capisce tutto e ferma l'azione. Ha spazio per andare. Pallone scodellato. Ottimo intervento. Toni. Pallone che viene recuperato. Recupera palla la formazione avversaria. Toni. Può girarla. Tiro intercettato. Prova da fuori. Intervento di ordinaria amministrazione qui per il portiere. Qui ha provato l'effetto sorpresa. Tentativo direi rivedibile. Contrasto deciso. Palla fuori. Sarà rimessa. Non riescono a tenerlo. Apprezzabile questo pallone. Però ha sbattuto male, palla sul fondo. Arisala. Lascia scavalcare la difesa. Tenta al volo. E c'è un gol straordinario. Al volo, esecuzione perfetta. Ha spedito la palla in rete con questa conclusione che stiamo rivedendo. Bellissima. Una volée che non ha lasciato scampo al portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0.
a metri per avanzare. Ottima lettura difensiva. Fabbro. Toni. Non concede nulla all'attaccante. Risala. C'è un'ottima rete di passaggi. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. Respinto qui il cross. Si mette bene sulla traiettoria qui. C'è la respinta qui. Ha sbagliato qui il portiere, attenzione. Nulla da fare, autogol. Un replay che non penso vorrà rivedere. È un autogol sfortunato. Ora deve lasciarsi tutto alle spalle e concentrarsi solo sulla partita. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Potrebbe anche calciare. Tiene palla, vediamo cosa combina. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Squadra ospite che si è fatta preferire nel possesso palla, lo confermano anche i numeri. Pier, non sembrano volersi accontentare, continuano a spingere per fare altri gol, approfittando di una difesa avversaria tutt'altro che impermeabile. Per quanto visto finora, mi sembra difficile che il risultato possa essere messo in discussione. Si accentra. Portiere protagonista, grande intervento in tuffo. Occhio al pallone in mezzo. Sicuro il portiere che allunga oltre la traversa. Tornano ad affacciarsi dalle parti dell'area avversaria dopo diversi minuti. Corner da sfruttare per dimezzare lo svantaggio. Ha calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione. E ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. Arisala cerca il sostegno dei compagni. Si giocherà per altri 60 secondi. L'arbitro ferma tutto e decreta la fine dei primi 45. Squadra in campo per il secondo tempo con il risultato che vede i Flyboys inseguire. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Può salire palla al piede. Palla che arriva sul secondo palo. Palla che resta lì, attenzione dopo la respinta. Decisivo quell'intervento. Sto ancora ripensando alla parata di prima, Pier.
ma ti rendi conto, ha salvato letteralmente la propria porta con un intervento davvero numero uno. Palla ancora buona, attenzione da lì, occhio al tiro, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Brividi per il portiere, palla che è sfilata là. C'è il rischio del portiere che sbaglia questo tocco. Si libera del proprio marcatore. Prova ad andare. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Allontana il difensore su questo tiro. È di nuovo sulla traiettoria, un portiere aggiunto. Passaggio così così, questo. Prova a impensierire il portiere. Sventa bene questo tentativo il portiere. Si mette bene sulla traiettoria. Falcone. Può portarsi a un solo gol dagli avversari. Una parata incredibile. Al corner, non bene qui il difensore, attenzione, tenta la conclusione, respinge il tiro, occhio al tentativo in campo aperto, contropiede che sfuma, pallone recuperato dalla difesa. Costa, Jansen, non riescono a tenerlo. Toni si inserisce bene e recupera. Provano a rendersi pericolosi nella tre quarti avversari i Flyboys. Può calciare in porta da lì. Ottimo tuffo del portiere. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Toni. Ottima recupera, attenzione. La gioca profonda. Riconquista palla in area col movimento d'applausi. Attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Sono scoperti dietro, attenzione. Legge bene questa situazione, fa svanire l'attacco. Il cross in area allontana e fa respirare la difesa. Gestito male qui il pallone. Fabbro. Falcone supera il proprio marcatore, tornano in possesso di palla grazie a un buon lavoro difensivo. Punta la porta. Non la tiene. Risolve problemi con un grande intervento. Ancora 300 secondi alla fine della gara.
si mette in proprio e il portiere dice di no. Occhio all'accelerazione, la legge bene e allontana. Occhio al tentativo, potrebbe andare. Ottima difesa in area. Ci sarà solo un minuto di recupero. Occhio a non perdere palla qui. Pronto a battere il calcio d'angolo. Pallone in mezzo. Gara che termina con la sconfitta della squadra di casa.